Amici di Miss Teenager Original, benvenuti sul nostro canale. Siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Gossip Teen. Io sono Carlotta e insieme a voi seguirò tutte le notizie e pettegolezzi che ci mandate ogni giorno in chat sul nostro profilo Instagram Miss Teenager Original. Oggi con noi ci sono come sempre la nostra Beatrice, che ormai fa parte di noi, e Camilla, un'altra aspirante Miss di quest'anno. Salve a tutti! Come stai, Camilla? Ciao Camilla! Bene, grazie. Sei emozionata? Voi? Abbastanza. Noi siamo carichissimi, quindi se Beatrice è d'accordo direi di iniziare. Pronte per iniziare? Ok. Sei pronta a rispondere alle nostre domande, soprattutto? Sì. Allora, Camilla, ci hanno detto in molti che sei una fitness lover e che prima che chiudessero le palestre passavi molto più tempo lì che a casa. Quindi molti dei tuoi amici, dei tuoi follower e dei nostri follower si chiedevano: ma ora che le palestre sono chiuse, Camilla, come farà? Allora, nel frattempo, da quando hanno chiuso le palestre, mi sono messa ad allenarmi a casa, anche senza pesi. Non è da me, perché io sono una ragazza da sala pesi, quindi senza il carico non mi sono mai riuscita ad allenare. Vabbè, nonostante questo ho iniziato a fare un po' di aerobica, di cardio, però due settimane fa mi sono andata a comprare i pesi e quindi mi sto allenando anche con quelli. Hai un allenamento base che segui, anche da consigliare poi alle nostre teen? Allora, adesso senza palestra? Una cosa, un esercizio veloce anche per rimanere un po' più tonici, insomma, in questi momenti di tra divano, letto, divano, letto, letto, divano. Ok, io consiglio sicuramente una camminata veloce o una corsa, se possibile, all'aperto. E poi magari fare appunto altri esercizi sempre aerobici, quindi non mirati all'incremento della massa muscolare, ma appunto al dimagrimento e alla tonificazione. Quindi magari qualche squat con salto, oppure magari qualche affondo. I piegamenti sulle braccia. Fantastico, io ho già preso nota, Carlotta. Beh, io direi che facciamo una cosa, la ricontattiamo fra un po' per farci creare proprio una scheda per noi due da fare a casa tra una pausa tra il divano e il frigo. E invece, Camilla, qui tocchiamo un tasto un po' più dolente. Ci hanno detto in molti che sei una romanticona e una fan degli amori impossibili. E a questo proposito ci hanno mandato anche delle foto un po' così. Io le ho già mostrate a Beatrice. Quasi Sì. Quasi al limite un po' dell'osè, baci sul collo, cose un po' particolari. Quindi, prima che la regia li mandi sullo schermo dietro di noi, tu che cosa vorresti dire a tua discolpa? Allora, degli amori impossibili. Io sono una persona molto, appunto, molto romantica. Poi, come si dice, il cuore non si comanda, quindi, cioè, se io mi innamoro non posso farci nulla. Sei pronta allora a vederle queste foto? Vediamo. Vai. La vedi? No. Allora, sei tu con un fantastico amico a quattro zampe, se vogliamo, che ti sta dando un bacino appassionato sul collo. Ma dove eravate? Cioè, c'è un paparazzo dietro a questa foto. A domani. Sì. E ne abbiamo anche un'altra. Ne abbiamo anche un'altra. Sei pronta? Sì, vediamo. Eccola qua. Ah, qui siamo invece con un partner sofisticatissimo. Penso siate a casa vostra. La mia gattina nuvola. Sì, proprio lei. Proprio lei. Bella, che bellina. Ammettilo, è lei il tuo grande amore? Sì. Al primo posto, sicuramente sì. Ecco. Allora, Camilla, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata qui con noi. Speriamo di ricevere altre notizie su di te, così da poterti rincontrare nuovamente e chissà, magari vederci anche prossimamente dal vivo. Chissà, forse proprio nella nostra finale.
Quindi noi non possiamo fare altro che salutarti e sperare di rincontrarci. Incrociamo le dita per te. Ciao Camilla. Ciao. Grazie mille, ciao a tutti, buona serata. Grazie anche a te. E invece tutti quanti voi restate sintonizzati per la prossima puntata di Gossip Teen.